condizioni sociali ed economiche di questi ultimi anni hanno comportato una crescente richiesta di sicurezza e di legalità e di lotta alla corruzione da parte dei cittadini. Garantire la legalità e la sicurezza per i cittadini costituisce la base della libertà ed è anche il pieno fondamento per lo sviluppo e la realizzazione di ogni individuo. La lotta alla criminalità organizzata è stata a lungo vittima di pregiudizi, soprattutto a queste latitudini, di visioni direi superficiali, la più famosa delle quali è quella che ci siamo detti più volte all'interno di questa assemblea legislativa presto Consiglio regionale, ossia quella che propone che il crimine organizzato sarebbe una realtà insediata soltanto in alcune aree e altre ne sarebbero escluse in virtù di un loro statuto speciale di aree per sempre escluse, perché avrebbero gli anticorpi giusti per difendersi in automatico, senza l'intervento, senza la piena consapevolezza richiesta anche alle istituzioni politiche, non certamente soltanto alla magistratura, di quello che sta succedendo e di come le infiltrazioni avvengono gradualmente fino a farsi radicamento. Poi la rilevanza assunta dall'Operazione Emilia ha aperto gli occhi a tanti, è stata portata a termine con successo dall'Arma dei Carabinieri contro l'Andrangheta e più in generale contro la malavita organizzata, e ha messo in luce la presenza di un fenomeno che è altro che all'inizio dell'infiltrazione, ma pienamente radicato in questo territorio. Fenomeno che può essere ormai descritto non soltanto in fase di profondo radicamento, ma in fase di consolidamento. In una fase addirittura di entrata in quella che abbiamo definito in commissione, quella zona grigia in cui diventa difficile ancora distinguere tra chi è in cabina di regia, e a volte sembra che addirittura le mafie non siano più in cabina di regia, e che la vera potenza della mafia sia al di fuori della mafia stessa, perché una volta che l'infiltrazione diventa radicamento e consolidamento non si può escludere dalle responsabilità anche politiche le istituzioni locali. Le inchieste della magistratura e le operazioni delle forze dell'ordine che si susseguono sempre più spesso e che coinvolgono anche soggetti residenti nel territorio regionale, avrebbero dovuto, ci pareva, ingenerare una risposta politica forte. Non soltanto una risposta di mera solidarietà o di una pur comprensibile incentivazione alla diffusione di una cultura dell'anticriminalità. E crediamo quindi che la politica regionale avrebbe dovuto reagire e agire in un modo straordinario, mettere in campo nuovi strumenti, strumenti sfidanti, come si dice, e nuove norme ad integrazione di quelle che pure già esistono. Il Movimento 5 Stelle da sempre è interessato a fare della legalità un tema al centro dell'agenda politica. Infatti nel 2011 siamo stati la prima forza politica a presentare in Emilia-Romagna un progetto organico di contrasto a tutti i fenomeni di criminalità, di corruzione, che abbracciavano tutti i settori economici. Nell'attuale legislatura abbiamo depositato per primi un progetto di legge che prevedeva nuove norme in materia di contrasto al fenomeno della criminalità organizzata e al fenomeno mafioso e vari atti volti a sostenere una consulta regionale sulla legalità, un osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e anche una commissione interna al Consiglio regionale in cui ci si potesse dedicare a temi relativi alla legalità, all'antimafia e all'anticorruzione. Siamo stati appunto i primi a chiedere prima una commissione speciale d'inchiesta per il contrasto alla malavita organizzata e la promozione della legalità, e sulla stessa linea poi si sono poste successivamente anche altre forze politiche di opposizione. Siamo stati però gli unici a presentare un progetto di legge organico a maggio del 2015 che aveva ad oggetto l'istituzione di una commissione regionale per la promozione della cultura, della sicurezza, della legalità e per il contrasto ad ogni forma di criminalità organizzata. Buona parte di queste attività partono da molto prima della rilevanza assunta dal processo Emilia e effettivamente l'attività era partita dall'analisi della legislazione precedente e dai vuoti che la legislazione precedente aveva lasciato in termini di ogni contrasto possibile, ogni risposta politica possibile da parte della Regione Emilia-Romagna, del Consiglio regionale, rispetto a fenomeno della criminalità organizzata già radicato in Regione, quando ancora si parlava di anticorpi e infiltrazioni semplici. Allora non possiamo però non dare alla Giunta il merito di aver saputo cogliere la bontà delle nostre proposte su questo tema e anche aver colto quello che stava succedendo sul territorio regionale. Però non possiamo neanche non rilevare che è mancato il coraggio per incidere realmente. E riteniamo tuttavia che i compiti non sono finiti. La politica regionale, a prescindere dal testo unico che oggi va in approvazione, deve agire in modo reattivo e straordinario, saper mettere in campo nuovi strumenti, anche nuove norme ad integrazione di quelle che già esistono. Tra questi insistiamo e ribadiamo l'importanza di dotarci di una commissione consiliare regionale che possa promuovere sicurezza e legalità.
Di fronte alla crescente minaccia del crimine organizzato transnazionale, il Parlamento europeo ha già attivato una commissione speciale contro il crimine organizzato, la corruzione e il riciclaggio dei proventi illeciti. Questa commissione speciale ha il compito di studiare il fenomeno delle mafie a livello di Unione Europea, di trarne dei dati analizzabili e indicare di conseguenza misure di prevenzione e di contrasto. Dopo 18 mesi di lavoro, la Commissione ha elaborato una risoluzione che rimarca come le mafie stiano effettivamente assumendo sempre di più una forte connotazione imprenditoriale. Quella, dicevamo, che rende ormai obsoleta la definizione di mafia come staccata da ogni possibile sponda all'interno dell'imprenditoria locale, all'interno delle sfide del mercato, addirittura delle istituzioni politiche. E una mafia che si dota ovviamente dei migliori consulenti, che accetta le sfide del mercato e addirittura riesce a volte a incidere su quel crinale labile che sta tra legalità e illegalità, appunto, in modo grigio, e a commissionare, come leggiamo a volte rispetto alle inchieste che finiscono sui giornali, bandi che vengono confezionati su misura e quindi all'apparenza tutto pare regolare, però di fatto i contatti con chi poteva indirizzare, chi poteva contribuire al consolidamento delle stesse cosche, vengono fatti a monte. A livello nazionale la prima proposta di una commissione parlamentare risale al 14 settembre del 48 addirittura. Il nostro progetto di legge oggi è in abbinamento rispetto al testo unico sulla legalità ed è un progetto di legge a cui teniamo particolarmente perché non vorremmo perdere l'occasione e poi vedere che la commissione in realtà più avanti verrà effettivamente approvata, di dare un'approvazione unanime a qualcosa che può essere anche un'ottima occasione di confronto regolare rispetto ai territori, alle esigenze dei territori, e una consapevolezza che per fortuna si va diffondendo sempre di più. Questa commissione è divenuta, quella parlamentare, diciamo, nel susseguirsi delle diverse legislature, uno degli attori istituzionali della lotta alle mafie, pur con i suoi limiti, e ha svolto effettivamente un'attività anche di comprensione e di indagine del fenomeno e un ruolo essenziale nello studio dell'evoluzione del fenomeno. Ha fatto quindi crescere la coscienza civile del Paese. Allora, in un momento in cui noi stiamo ancora a dibattere, ricordo uno dei pochi emendamenti che sono stati accettati e sono passati in commissione, il semplice avvicendamento terminologico tra infiltrazioni e radicamento. È passato, poi delle oscillazioni ci sono ancora, però mentre noi stiamo ancora a dibattere all'interno dei palazzi politici se sia infiltrazione, se sia radicamento, a quale stadio sociologico siamo, fuori i fatti e anche i fatti criminosi vanno molto più veloci di noi e vanno molto più veloci di queste analisi. Non credo infatti sia compito tanto dell'istituzione fare soltanto diffusione di cultura o analisi sociologica, per questo a questo pensano le istituzioni universitarie, ma diciamo così, agire in luoghi preposti, creare luoghi preposti senza paura di appannare delle immagini, senza paura di contribuire ad avviare delle consapevolezze serie in cui politici democraticamente eletti discutano di come dare le risposte politiche più efficaci in tema di antimafia e anticorruzione. Quindi non tanto sciorinare in commissione ottimi manuali o ottimi studi sulla fenomenologia della criminalità organizzata oggi, ma agire e dare risposte politiche, proporre risposte politiche, approvare proposte politiche ragionevoli che vengano anche da gruppi di opposizione. Questa noi la riteniamo una proposta politica ragionevole, anzi in leggero ritardo, però decisamente importante. Ricordiamo ancora, l'abbiamo già detto, le parole addirittura della Presidente della Commissione parlamentare antimafia, che non è certo un membro del Movimento 5 Stelle, quando disse, non più tardi di un anno fa, mi pare, ci auguriamo che in ogni regione e in ogni capoluogo venga istituita una commissione permanente antimafia. Quindi addirittura più di quello che facemmo noi quando proponemmo la commissione d'inchiesta, ma quello che di fatto si propone oggi col nostro PDL in abbinamento. Lo disse a margine di un convegno, il contrasto alle mafie nella dimensione parlamentare, regionale e locale, incontro promosso appunto dalla Commissione nazionale, a cui partecipò anche il Presidente della Repubblica e gli organismi impegnati sia nel contrasto alla criminalità organizzata che nella gestione dei beni confiscati alle mafie, che venivano citati adesso dal consigliere relatore di maggioranza, già costituiti presso consigli regionali di altre regioni, evidentemente più incisive e più disposte anche a sfidare. A volte, lo abbiamo visto percorrendo altre leggi regionali, mentre analizzavamo il testo unico proposto oggi per la regione Emilia-Romagna, altre regioni come ad esempio la Lombardia, l'Umbria, il Lazio e anche comuni come Torino ad esempio, evidentemente più disposti a indicare nuove strade senza timore di dover far fronte a impugnazioni o a difficoltà di questo tipo e quindi per
il bene dei propri territori, anche disposti a sfidare le competenze del governo centrale, dove questo si renda necessario per la tutela appunto della piena legalità di un territorio che in questo momento è evidentemente minacciato sotto tutti gli aspetti, ed è quello della nostra regione. Quindi alla luce di tutto ciò ci aspettavamo che questa volta la proposta del nostro gruppo consiliare venisse accolta, e invece, seppur ci sembra non manchino anche nella maggioranza qualche opinione favorevole, temo che assisteremo all'ennesima bocciatura. Ma riteniamo comunque opportuno che la politica si riappropri del suo ruolo nella lotta alla criminalità organizzata, ai fenomeni corruttivi e più in generale all'affermazione di un principio di legalità nei fatti e non soltanto nella sociologia delle cause, cessando il processo per cui in questo campo si delega sempre tutto quanto, si preferisce delegare tutto quanto alla magistratura e poi si agisce a posteriori rispetto a quello che la cronaca ci spinge a fare. Nelle competenze della Commissione proposta oggi avevamo tenuto insieme il contrasto alla criminalità e quello alla corruzione, ritenendo che i due fronti non vadano tenuti distinti e che questo aiuti e faciliti il principio di affermazione di legalità, tenuto conto appunto che attraverso i fenomeni corruttivi che la criminalità organizzata condiziona molto spesso le istituzioni e la politica, ed è attraverso quel fenomeno nuovo che abbiamo ricordato all'inizio dell'intervento, che è quello sotto l'aspetto sotto il quale sembra che appunto le mafie si presentino in regione Emilia-Romagna, cioè già un aspetto di compenetrazione rispetto a istituzioni politiche, rispetto a tessuti imprenditoriali che in qualche modo stanno a cavallo tra il parlare anche con membri della criminalità organizzata e la possibilità poi però di ottenere delle volte persino appalti pubblici. Ci sembra quindi il caso di affrettare, certamente di dare una sistematizzazione come quella che verrà data oggi di norme precedenti, ma poi di riacquisire coraggio, sfidare anche il governo quando non ci sia magari quella piena coscienza di cosa sta succedendo in questo territorio, che è quella che invece è sotto gli occhi di tutti, e poi procedere velocemente verso l'approvazione di un luogo in cui anche i consiglieri della Regione Emilia-Romagna possano affrontare regolarmente queste tematiche e non soltanto diciamo un paio di volte l'anno in aula o all'interno di una consulta. Grazie.